ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il bilancio di previsione 2023 non c'è, dicono i consiglieri comunali del centrosinistra a Pescara. Eppure incalzano, questo è un anno eccezionale per via della necessaria fusione dei servizi tra i comuni che faranno parte della nuova Pescara, ma anche per i fondi del PNRR. Un notevole ritardo da parte della maggioranza, aggiungono, non più tollerabile. Siamo proprio alla carenza iniziale, perché l'approvazione interverrà non sappiamo quando. Ma siccome il bilancio di un comune è un percorso complesso, perché si possa iniziare a esaminare un bilancio bisogna che la giunta comunale presenti l'elaborato di bilancio, cioè la giunta, che è il governo della città, predisponga gli strumenti che serviranno poi al consiglio comunale per approvare o meno questo bilancio. La verità è che siamo al 1° febbraio e non c'è ancora nulla, quando da Tuel il termine era il 15 novembre, cioè sostanzialmente sono passati 2 mesi e mezzo senza che la Giunta si sia degnata di comunicare al Consiglio Comunale qual è lo schema di bilancio per il 2023. Ovviamente non è una dimenticanza, dipende dal fatto che ci sono delle difficoltà per farlo quadrare, dalle voci che noi avevamo raccolto, c'era cioè la differenza di qualche milione che in qualche modo non riuscivano a coprire, e sinora sono ammantati col fatto che sperano che il governo dia contributi e risorse. Ma tutto questo può avvenire nella seconda fase, cioè sempre è accaduto che una volta che la Giunta predispone uno schema di bilancio, poi in Consiglio Comunale è sempre possibile fare emendamenti che eventualmente recepiscano anche innovazioni legislative o anche misure particolari volute dal governo. Però è necessario che sulla base delle risorse disponibili la Giunta faccia il suo mestiere, cioè faccia le scelte. È evidente che mancherà qualcosa, ma dovranno scegliere le priorità. Poi se arriveranno altre risorse, in Consiglio Comunale ci sarà tempo.